Buon Natale a tutti quanti! Spero che stiate bene, spero che abbiate mangiato, abbiate sorriso, abbiate brindato, abbiate avuto comunione fraterna questa mattina in chiesa. Ogni anno arriva Natale con la sua allegria, con le sue luci, con i suoi suoni, con i suoi profumi, ma anche con tutte le cose da fare, con lo stress delle cose da fare. Ci sono i regali da trovare, ci sono i cibi da preparare, ci sono le persone da andare a visitare. Se il Natale fosse esclusivamente suoni, luci, profumi, sarebbe veramente una cosa ben triste. In realtà per moltissime persone il Natale è proprio questo, suoni, luci, profumi. Sono molti quelli che pensano piuttosto alla festa che al festeggiato. Ma nonostante non pensino al festeggiato, a Gesù, che lo vogliano o no, che lo sappiano o no, che gli piaccia o no, stanno festeggiando una realtà che ha inciso profondamente sulla storia del mondo, tanto da dividere il tempo in avanti Cristo e dopo Cristo. La realtà è questa. Dio ti ama così tanto che ha mandato Gesù in missione d'amore per te. E ha mandato Gesù con un messaggio d'amore. In Giovanni 3,16, la prima parte, viene detto questo. Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio. Natale è un promemoria annuale dell'amore di Dio per le sue creature. La Bibbia dice che Dio è amore. L'abbiamo detto più di una volta, Dio non ha amore, Dio è amore. Dio è la fonte dell'amore. Tutto l'amore che proviamo io e te non è altro che una pallida rassomiglianza di quello che è l'amore di Dio. Ma Dio lo ha messo dentro di noi perché Lui è amore, è la fonte, la sorgente dell'amore. Se sei vivo è perché Dio ti ha creato come oggetto del suo amore. Ma alla stessa maniera Dio ti ha creato in maniera che tu possa amarlo. L'amore per te è il motivo per cui in questo momento, nel momento che io parlo, il tuo cuore batte e i tuoi polmoni stanno respirando. Mentre io sto parlando e tu mi stai ascoltando, Dio ti sta amando. La buona notizia è che Dio ti ama sia nei giorni buoni che in quelli cattivi. Non fa differenza per Lui. Egli ti ama sia che tu senta il suo amore, sia che tu non riesca a sentirlo. Ti ama a prescindere dal fatto che pensi di meritare il suo amore. In realtà non c'è niente che tu possa fare per farlo smettere di amare. Puoi provare, ma semplicemente non puoi riuscire. Puoi disobbedirlo e puoi renderlo triste, ma non puoi fare in maniera di fargli smettere di amarti. L'amore è così grande che il Natale è il fine del suo amore. È così grande che il fine del Natale è la tua salvezza. Nella seconda parte del versetto di Giovanni 3,16 è detto così: perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia vita eterna. Con quello che combiniamo nella nostra vita, con quello che io combino, Dio avrebbe tutte le ragioni per girarsi dall'altra parte, oppure per gridarmi: guarda che cosa hai combinato. Dio non è quel tipo di padre. Dio non è il tipo di padre che mi aspetta a casa per farmi la ramanzina. Dio non è contro di te, ma è per te. E il Natale lo dimostra. Il Natale è la dimostrazione che non c'è bisogno, non c'è necessità di aver paura di Dio. Perché Dio non è contro di noi, ma Dio è per noi. Ha mandato suo figlio, lo ha fatto crescere umile, lo ha fatto crescere esattamente come me e come te. Il Dio che scende in terra a Natale non è un Dio che viene a sottolineare i nostri sbagli, ma è un Dio che viene a cancellare i nostri sbagli. Gesù ha detto così in Giovanni 12, versetto 43: io sono venuto in questo mondo come luce, come una luce, perché chi crede in me non resti nel buio. Ecco il motivo del Natale, ecco il motivo delle luci. Ecco il motivo della festa. Gesù a Natale dice: non sono venuto a condannare il mondo, ma sono venuto a salvare il mondo. Gesù è venuto a salvarci, non a spaventarci.
quando l'angelo giunse per annunciare ai pastori l'arrivo di Gesù, la prima cosa che disse fu questa, in Luca 2, versetto 10, non temete, non temete, io vi porto una meravigliosa notizia che darà grande gioia a tutti. In effetti, quando Dio invia un messaggio nella Bibbia, lo possiamo leggere alla gente, spesso le prime parole che usa sono proprio queste, non temete. Ci sono 365 messaggi nella Bibbia che iniziano con la frase non temete. In altre parole, per ogni giorno dell'anno c'è un motivo per capire che Dio non è contro di noi ma è a nostro favore. C'è un messaggio di Dio che dice non c'è bisogno di avere paura, io sono a tuo favore, io sono con te, io ti amo. L'angelo disse non temete, ma disse anche che c'era una meravigliosa notizia. Noi celebriamo il Natale a motivo di quella meravigliosa notizia venutaci da Dio. La notizia è che Dio ha rinnovato la sua promessa, Dio ha rinnovato il suo patto e non ci ha lasciati da soli. Ha rinnovato il patto dicendo che non avrebbe lasciato la nostra terra, non ci avrebbe lasciato andare, e questo è un buon momento per rinnovare la tua fede in Lui, la tua fede verso Dio. L'angelo disse che la meravigliosa notizia avrebbe portato gioia a tutti quanti, a tutti, nessuno escluso, non c'è uno che è escluso dalla gioia del Natale, ma per godere appieno la gioia del Natale non solo devi aver capito che Gesù è venuto, ma deve aver accettato quel Gesù che viene a Natale. Gesù dice così in Giovanni 12, versetto 43, la seconda parte, perché chi crede in me non resti nel buio. Ecco il motivo, ecco la chiave, perché chi crede in me, non basta aver saputo la notizia, ma bisogna aver creduto nella notizia del Figlio di Dio che viene. Se non hai accettato Gesù come tuo personale salvatore, questa è una buona giornata per farlo. Se lo hai accettato, ma poi non ti sei mai impegnato, non ti sei mai impegnata a seguirlo, questa è una buona giornata per incominciare ad impegnarti a seguirlo. Se lo hai accettato nel passato, ma forse ti sei allontanato, ti sei allontanata da Lui, questa è una buona giornata per ritornare a Lui. Il Natale ti dice che tu non sei un incidente, non sei qui per caso, ma c'è un piano. Dio ha pianificato la tua nascita, ha pianificato la tua vita e vuole che tu sappia che tu sei nel suo piano. Dio ha un piano e uno scopo per la tua vita. L'unico modo per trovare significato in questa vita e soddisfazione è quello di scoprire il proposito che Dio ha per la tua vita personale. Dio ha un progetto e l'importante è che tu scopra quale progetto ha per te. Dio ha mandato Gesù per creare la relazione tra te e Lui. Natale è Dio che dice: voglio che tu sappia che io sono, voglio che tu sappia chi io sono, voglio che tu sappia che io ti conosco, voglio che tu sappia che io ti amo e per questo oggi ho mandato mio figlio a parlarti e a portarti a me. Questa è la vera gioia del Natale. Un padre che decide di stare al tuo fianco, qualsiasi cosa accada. Buon Natale.